Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Il testo biblico che prendiamo in considerazione, che enumera i frutti dello Spirito, si trova nella lettera di San Paolo ai Galati, al capitolo 5, il versetto 22. Nei versetti precedenti, prima vengono elencate le opere della carne e poi appunto i frutti dello Spirito. La carne produce opere, lo Spirito invece produce frutti. Frutti che per l'appunto non sono dei prodotti di partenza, ma le conseguenze di un processo, dei punti di arrivo. L'elenco dei frutti parte da quello più grande, l'amore, per andare via via diminuendo verso il più piccolo, il dominio di sé. Noi cominceremo proprio il percorso inverso, dal più piccolo, il dominio di sé. Dominio di sé, queste tre parole che traducono il greco enkrateia, la cui radice fa riferimento al potere, al dominio. A cosa serve il dominio di sé? Oggi nel pensare, nel vivere comune, spesso siamo sollecitati ad essere spontanei, istintivi, immediati, a non avere censori esterni, interni. Ma questo orientamento può avere delle conseguenze molto pericolose, un po' come decidendo di acquistare una nuova autovettura ci si preoccupasse esclusivamente delle prestazioni, della velocità, delle attrezzature confortevoli, dell'aria condizionata, dell'impianto stereofonico, ma si trascurasse l'impianto frenante. Una macchina con un impianto frenante precario farebbe correre dei grossi rischi, evidentemente. Ecco, il dominio di sé rappresenta un po' l'impianto frenante di controllo della persona umana. L'arte di avere il controllo di se stessi. L'ambiente culturale greco a cui Paolo si rivolge aveva molta stima del dominio di sé. Ma era una virtù questa intesa unicamente come capacità di autogestirsi, come una virtù riguardante il possesso di se stessi, della propria persona, per governare meglio la propria vita. Non c'era alcun riferimento alla relazione con gli altri. Non è questa la virtù che vediamo, ad esempio,
nei tratti della vita umana di Gesù. Gesù è un uomo che mostra di avere delle passioni, è un uomo appassionato, è un amante che sa accendersi d'ira quando occorre, che sa anche provare sdegno. Apparentemente, quando parliamo di dominio di sé, ci sembra di andare contro un certo concetto di libertà. Bisogna domandarsi però che cos'è veramente la libertà, cosa intendiamo quando parliamo di libertà. Il dizionario della lingua italiana afferma che la libertà è la capacità di autodeterminarsi, determinarsi, darsi un termine, mettersi un limite. Non è non avere limiti, ma conoscerli, riconoscerli, saperli usare. Libertà non è fare quello che si vuole, ma governare per il meglio il proprio io. Ci sono delle cose che si fanno unicamente per il proprio io e altre cose che si fanno per costruire un rapporto bello con un altro, con una persona. Ci sono quei limiti che io mi impongo perché ci tengo alla mia giustizia e quei limiti che io mi impongo perché voglio amare un altro. Ecco, allora il dominio di me in questo caso io lo esercito perché ci tengo a quell'altra persona a cui entro in relazione, perché questa persona è importante per me e allora io farò tutte quelle cose che mi fanno stare bene con lei, che la rendono felice. Questo vale anche per il rapporto con il Signore Gesù. Il dominio di sé deriva dall'avere scoperto quelle cose che ci danno la gioia di un buon rapporto con Lui e avere altresì scoperto quelle altre cose che invece ce lo impediscono. Ci sono delle cose a cui dobbiamo dire no, dobbiamo frenare, e ci sono delle rinunce che un innamorato fa naturalmente per amore. Ecco allora il dominio di sé si presenta a noi come la scelta dei no che devo dire a me stesso per saper stare meglio con Cristo e con i miei fratelli. Pace e bene. Vergine del silenzio e della fede, l'Eterno ha posto in te la sua dimora, il tuo sì risuonerà per sempre, l'Eterno ha posto in te la sua dimora.